La parola di Dio è capace di cambiare tutto. Rispondete ogni giorno alla chiamata di Gesù con cuore vigile e onesto. Papa Francesco è tornato a parlare del tema della conversione, alla messa celebrata stamani alla casa Santa Marta. Trendo spunto dalla liturgia del giorno, il pontefice si è in particolare soffermato su tre chiamate alla conversione, ai tiepidi, ai corrotti e a quelli che cedono alle apparenze. Così ha messo in guardia da quanti vivono nella spiritualità della comodità, dai cristiani nudi, così come da quelli che si si credono ricchi ma sono poveri, corrotti che invece di servire il popolo sfruttano il popolo per servire se stessi ed ancora da quelli che cedono le comodità. Io sono di questi cristiani delle apparenze, sono vivo dentro, ho oh, la vita spirituale, sento lo Spirito Santo, ascolto lo Spirito Santo, vado avanti o... Oh. Se tutto appaiono bene, ma non ho niente di rimproverarmi. Ho una buona famiglia, la gente non sparla di me, ho tutto il necessario, sono, spesso, sono sposato per la Chiesa, sono in grazia di Dio, sono tranquillo. Le apparenze cristiani di apparenze. Sono morti a cercare qualcosa di vivo dentro e con la memoria, e la vigilanza, rinvigorire, questo è perché va avanti, convertirsi, delle apparenze alla realtà, del tepore al fervore. Sono due chiamate alla conversione.